Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo un sacchetto multiuso interamente realizzato all'uncinetto e ovviamente super facile e veloce come piace a noi. Ho pensato di creare qualcosa che potesse aiutarci anche a confezionare i nostri regalini, pensierini all'uncinetto e quindi è nata, diciamo, l'idea di questo sacchetto multiuso. Per questo progetto ho scelto il morbidissimo Eco Soft Bio di Lane Mondial, trovate tutte le informazioni sotto al video nell'info box e lavoreremo poi con l'uncinetto numero 4. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è avviare una serie di catenelle larghe quanto poi vorremmo il nostro sacchetto. Nel mio caso io avvierò 32 catenelle. 32 catenelle corrispondono a circa 18 centimetri. Ciao! Breve messaggio per ricordarvi che potete seguirmi anche su questi social, soprattutto su Instagram, dove pubblico anteprime, sondaggi e un po', diciamo, della mia vita quotidiana. Mi raccomando, seguitemi e ora torniamo al tutorial. Fatte le 32 catenelle, adesso lavoro nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, due maglie basse e diciamo che questo sarà metà del mio angolo, quindi lavoro due maglie basse e dovrò andarle a completare. Quindi adesso io vado a mettere un marker nella prima maglia bassa perché è dove andrò a chiudere e vi metto anche un marker in questa asolina qui sotto, vedete, perché poi si stringerà leggermente e in questa asolina andremo a completare il nostro angolo che è formato da quattro maglie basse. Quindi vado a mettere, diciamo, questo marker per appunto segnalarvi meglio il punto dove andremo poi a completare. A questo punto lavoro nell'asolina esterna, quindi questa qui, le successive 29 maglie basse. Quindi mi fermerò praticamente fino a non lavorare l'ultima catenella, quindi fino alla penultima. 29 maglie basse e poi andiamo a fare appunto il nostro secondo angolo completo. Ecco qua, ho lavorato 29 maglie basse e in quest'ultima catenella, prendendo le due asoline, lavoro 4 maglie basse. In questo modo sarò pronta a lavorare sul lato opposto. Ecco qua, a questo punto lavoro una maglia bassa in ciascuna delle successive asoline, sono appunto sul lato opposto. Quindi allargate bene, aiutatevi magari con proprio l'uncino dell'uncinetto e andiamo a lavorare appunto queste altre 29 maglie basse. Lavoriamo le ultime asoline e adesso vedete, quindi 29, sempre anche sul lato opposto, e adesso siamo qui nel nostro, diciamo, buchino, la nostra asolina. Tolgo il marker e vado a lavorare altre due maglie basse. Non vi preoccupate se vedrete un buchino più grande, diciamo così, perché poi si sistema durante la lavorazione. A questo punto tolgo il marker rosa, che è il marker che ho messo nella prima maglia bassa, e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto abbiamo un numero di 66 maglie basse tutto intorno ed è importante perché dobbiamo ottenere sempre un numero che sia multiplo di 6 per poi sviluppare il punto. Prima di fare il punto però andiamo a fare un altro giro di maglie basse, semplicissimo, quindi una catenella, maglia bassa su maglia bassa. Quindi non dobbiamo fare nessun tipo di aumento. Vi consiglio di mettere sempre il marker nella prima maglia bassa lavorata e poi continuo a lavorare appunto maglia bassa su maglia bassa. Se vi si stringe un po' il lavoro è normale perché appunto non stiamo facendo nessun tipo di aumento, ma è l'effetto che vogliamo. Arrivati alla fine, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata.
Come vi dicevo, se vi viene un po' fuori il buchino, che dipende anche molto dal filato, non vi preoccupate, si sistema durante la lavorazione alle brutte date un piccolo punto, ma non è un problema. Siamo pronti a sviluppare il nostro bellissimo punto facilissimo con 3 catenelle, corrispondono alla prima maglia alta più un'altra maglia alta. Una catenella e altre 2 maglie alte alla base dello stesso punto e chiameremo questa sequenza il nostro primo doppio punto V, che appunto è formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Se volete, potete mettere il marker nella terza catenella, sarà il punto in cui andremo a chiudere il nostro lavoro. Salto i 2 punti successivi, entro nel terzo e lavoro una maglia alta. E questa è la sequenza da seguire, quindi è semplicissimo. Salto 2 punti, 1, 2, entro nel terzo e lavoro un altro doppio punto V, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E a questo punto, saltando sempre 2 maglie, quindi entrando nella terza, lavoro invece la maglia alta singola. Se vi si stringe un po' il lavoro è del tutto normale, deve, anzi deve farlo. Salto di nuovo 2 maglie, entro nella terza e lavoro a questo punto un altro doppio punto V, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E naturalmente salto 2 e nella terza lavoro una maglia alta singola. Come avrete capito, dobbiamo continuare a lavorare questa sequenza di punti per tutto il giro. Arrivati alla fine, saltiamo gli ultimi 2 punti, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. E questo è quello che abbiamo finora, che era la parte più difficile. Perché adesso è semplicissimo, praticamente dove abbiamo il doppio punto V, continueremo a fare un doppio punto V nello spazio di una catenella, mentre nella maglia alta singola andremo a lavorare in rilievo davanti. Quindi mi sposto con delle maglie bassissime fino a raggiungere lo spazio da una catenella e da qui parto per lavorare il mio primo doppio punto V. La prima maglia alta la sostituisco come sempre con 3 catenelle, poi un'altra maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte, quindi esattamente come abbiamo fatto prima e tutti i doppi punti V devono essere appunto in colonna. Nella maglia alta singola andiamo a lavorarla in rilievo davanti. Se non l'avete mai lavorata, vi consiglio di vedere il video, la lezione numero 12, la lezione dedicata a questa maglia alta rilievo davanti, dove la faccio vedere in modo lento e dettagliato. Qui lo ripassiamo naturalmente e vi lascio il link, di questa lezione chiaramente sotto al video nell'info box. Per lavorare la maglia alta rilievo davanti è semplicissimo, è una maglia alta a tutti gli effetti, solo che dobbiamo lavorare intorno al punto. Quindi semplicemente faccio filo sull'uncinetto, come sempre, e entro, vedete, intorno alla colonnina del punto, da dietro in avanti, vedete in questa maniera, aggancio il filo e posso lavorare la mia maglia alta normalmente. Quindi chiudo le prime 2 asoline e anche le ultime 2, tutto qui. A questo punto un altro doppio punto V direttamente nello spazio da una catenella del giro precedente, quindi in questo spazio lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E ovviamente lavoro nella maglia alta, una maglia alta a rilievo davanti. E di nuovo doppio punto V direttamente nello spazio da una catenella. Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Maglia alta rilievo davanti invece nella maglia alta singola, diciamo così. E ovviamente doppio punto V sopra il doppio punto V del giro precedente. E una maglia alta rilievo davanti nella maglia alta singola. E in sostanza dobbiamo continuare così chiaramente per tutto il giro.
Lavoro anche l'ultima maglia alta rilievo davanti e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. E già in questo secondo giro di motivo si vede ben chiaro lo sviluppo del punto, quindi dobbiamo continuare a lavorare così. Quindi sopra i doppio punto V lavoriamo, continuiamo a lavorare i doppio punto V e continuiamo a lavorare la maglia alta a rilievo davanti, che sarà ancora più facile una volta fatto il primo giro. Mi sposto sempre con una maglia bassissima fino a raggiungere lo spazio da una catenella e da qui parto con il mio doppio punto V. La prima maglia alta la sostituisco sempre con le mie 3 catenelle, lavoro un'altra maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte. Dopodiché continuo a lavorare una maglia alta rilievo davanti nella maglia alta qui, ovviamente singola. Quindi passo davanti e lavoro la mia maglia alta. E di nuovo il doppio punto V sopra il doppio punto V del giro precedente o nello spazio da una catenella, come volete. Ovviamente una maglia alta, rilievo davanti. E quindi dobbiamo continuare così, semplicissimo. Quindi mi raccomando che siano tutti in colonna i punti, doppio punto V, punto in colonna, e anche la maglia alta a rilievo che appunto darà questo effetto costina. E continuate così naturalmente per tutto il giro. Arrivati alla fine, sempre chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. E questo è quanto, perché avete visto, è semplicissimo, dovete continuare a lavorare fino all'altezza desiderata. Io continuerò a lavorare fino ad ottenere un totale di 18 giri di motivo e quindi arriverò, diciamo, a un'altezza di circa 20 centimetri. Ecco qua, ho un'altezza di 20 centimetri, ho fatto i miei 18 giri di motivo. A questo punto io posso tagliare il filo e vado a chiudere definitivamente il mio lavoro. Dopodiché andrò a preoccuparmi di creare i miei laccetti perché appunto diventi un sacchetto multiuso. Dopo aver tagliato il filo, prendo il mio fantastico ago, di cui vi lascio sempre il link sotto al video nell'info box, entro in queste due asoline e rientro invece in mezzo all'ultima asolina qui. Dopodiché vado ad inserire la mia codina all'interno della lavorazione. A questo punto possiamo creare i nostri laccetti avviando delle catenelle, quindi riprendo l'uncinetto sempre numero 4, cappietto, e vado ad avviare 80 catenelle. 80 catenelle saranno pari a circa 42 centimetri. Fatte le 80 catenelle, possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con un nodino di sicurezza. Come vi dicevo, 80 catenelle corrispondono a circa 42 centimetri. Ve ne serviranno due. Qui io mi appello al grande potere del montaggio. Quindi, abracadabra, 1, 2, 3 e tac! Ma quanto sarebbe bello se si potesse fare! Beh, io intanto una bacchetta l'ho realizzata, poi non so se funziona, mi lascio il link. Torniamo seri al nostro tutorial. Cosa dobbiamo fare con questi due laccetti? Ci dobbiamo posizionare nel terzo buchino. Io ho individuato questo punto come migliore nel mio caso. Metto un marker per segnarvi bene il punto e andremo ad inserire, diciamo, no, le nostre codine fino a raggiungere l'altro lato. Metto un marker anche qua, sempre, diciamo, partendo dall'alto il terzo buchino e faremo passare, appunto, il nostro piccolo cordoncino, il nostro catenelle prima su un lato e usciremo da qua e poi dall'altra parte. Mi aiuto con l'ago, prendo la misura media in questo caso, quindi se usate questi della Prim è la misura rossa,
E appunto mi posiziono, vedete, in questo spazio, semplicissimo perché abbiamo degli spazi, diciamo, molto larghi, quindi è facilissimo passare col lago soprattutto, quindi lasciate questa codina e andiamo ovviamente tutto intorno fino a tornare al punto d'inizio. Ecco qua, sono arrivata di nuovo al mio marker rosso. Ovviamente sistemate bene in modo più o meno parallelo queste due, diciamo, estremità. Adesso lasciate questa parte così com'è e entriamo invece dall'altra parte, c'è cioè un marker rosa. Sempre con l'aiuto del lago faccio lo stesso giro, quindi mi posiziono o leggermente sotto o leggermente sopra la prima, diciamo, catenella che abbiamo fatto passare e facciamo la stessa identica cosa, quindi al contrario. Sono arrivata anche qui dall'altra parte, quindi ho queste, diciamo, codine volanti, vedete? E in questo modo potrò chiudere il sacchetto, quindi semplicissimo. Quindi sistemate per bene e vedete si chiude perfettamente. Adesso io andrò ad inserire delle perline di legno. Ovviamente tutti i materiali che vedete li trovate elencati sotto al video nell'info box. Quindi sempre con l'aiuto del lago faccio passare le due codine dentro la mia perlina, vado poi a chiuderle insieme, ad annodarle insieme, creando così anche uno spessore, però verificate se serve fate qualche altro piccolo nodo, dopodiché lo vado ad inserire, le codine le vado ad inserire all'interno della mia pallina e poi chiaramente andrò a tagliare il filo. Stessa identica cosa la vado a fare anche dall'altra parte. E questo sarà il risultato, molto semplice. Io in realtà non ho ancora finito perché farò un piccolissimo ulteriore decoro. Chiaramente poi potete decorare come volete. Io andrò a mettere questo semplicissimo bottoncino in legno che richiama anche appunto le palline. E lo andrò a cucire, anzi è meglio ad incollare perché sono pigra, se no cucitelo qui in basso. E questo sarà il risultato finale. A questo punto il nostro sacchetto misura 18x20 centimetri. E l'idea, appunto, come vi spiegavo nell'introduzione, nasce proprio dall'esigenza anche di confezionare in modo carino, in un modo anch'esso fatto a mano, i nostri progetti, i nostri regalini, anche e soprattutto in previsione del Natale, perché naturalmente questo tipo di sacchetto e di confezione lo potete realizzare con qualsiasi materiale. Quindi in questo caso ho usato cotone, ma va benissimo anche la lana, l'acrilico, quello che più vi piace. Come sempre, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un commento qui sotto al video. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanellina, così non perderete nessun aggiornamento. E io vi aspetto qui sempre con nuovi tutorial e con sempre tanto love. Ciao!